Ed eccoci qua, secondo giorno di Gamescom, è una bomba tutta per voi, perché dopo diversi mesi, ad aprile è stato il mio primo playtest, ho rimesso le mani a Goldrake, il banchetto dei lupi, anzi come dicono loro Goldrack di Microids, un gioco che inizialmente era pensato per il mercato francese, poi per quello italiano e poi per quello spagnolo, e invece oggi diciamo che il rapporto di forza si è invertito, sembra che il mercato più interessato a questo nuovo gioco di Goldrake, anzi forse è il primo gioco di Goldrake, sarà proprio l'Italia. E infatti cosa hanno fatto? Hanno fatto un investimento monstre, hanno scelto dei doppiatori che ricalcano in maniera fedelissima le voci della serie TV degli anni 70. Un lavoro incredibile che va a braccetto anche con tutta una serie di migliorie tecniche che hanno reso l'immagine molto molto migliore di quella che avevo trovato ad aprile proprio nei loro uffici a Parigi. Altre belle notizie è che oltre alle sequenze in terza persona in cui tu vedi Goldrake appunto dietro le spalle e combatti i vari nemici, abbiamo provato altre due sequenze molto molto interessanti, perché naturalmente la seconda è quella in cui ci vede trasformarci nella versione UFO di Goldrake e trasformare il gioco in una sorta di Afterburner, non so se avete presente il vecchio gioco Sega, quindi azione sempre con visuale posteriore, nemici che arrivano, un canyon dal quale uscire, si spera, incolumi. Ma c'è un'altra sorpresa, perché dopo quella sequenza ce n'è un'altra ancora in cui si pilota il disco di Alcor, è un altro personaggio di Goldrake per chi non lo sapesse, e questa parte di gioco si svolge con telecamera dall'alto, esattamente come i vecchi shoot 'em up alla Ikaruga, alla 1945 di Capcom. Insomma, un coacervo di citazioni, un comparto tecnico che è migliorato e di molto per un gioco che naturalmente rimane molto piccolo lato budget, ma che con delle musiche straordinarie, funk, musiche originali orchestrate veramente a modino, e questo doppiaggio spettacolare e assolutamente fedele a quello che era appunto il prodotto arrivato in Italia, insomma si fa sempre più interessante. L'attesa non sarà lunga, manca ancora qualche rifinitura e io non so voi, non vedo l'ora di giocare a Goldrake. Alla barba spaziale, e ricordatevi di seguire multiplayer.it attraverso tutti i suoi canali, il sito web, il canale YouTube e naturalmente dove facciamo tutte le nostre live sul canale Twitch. Alla prossima. That monster finds them, Daisuke.